Volterra 2007. In questa foto niente celle, niente ambiente manicomiale, ma una moneta. Quelle che stai vedendo non sono delle monete commemorative della struttura, ma un vero e proprio conio che è stato usato dai pazienti all'interno del manicomio per l'acquisto di beni di vario genere. Divise in grandezze diverse, queste monete presentavano sul retro il loro valore in buoni in lire, che partiva da 2 lire per terminare a 5 centesimi. Sul davanti, invece, tre chiare lettere: O, P, V. Ospedale Psichiatrico Volterra. La storia del conio del manicomio di Volterra è molto importante, perché questa struttura è stata l'unica in Italia a utilizzare questo sistema, a utilizzare questo metodo. E voglio farti una domanda. L'utilizzo di una moneta alternativa aumenta il distacco con la realtà oppure fornisce uno strumento per semplificare il reintegro nella realtà? Secondo te, utilizzare una moneta per poter comprare dei beni allo spaccio del manicomio può essere un sistema che riavvicina alla realtà oppure allontana? Io non so sicuramente dare una risposta a tutte queste domande, però di una cosa sono sicuro, che questo racconto delle monete che circolavano all'interno della struttura manicomiale di Volterra è una grandissima testimonianza di quello che era la vita parallela delle persone dentro queste strutture, un simbolo veramente importante di questa drammatica situazione, che vale assolutamente la pena raccontare.